riprendiamo con l'ordine dei lavori che prevedeva per le 18 la votazione sul bilancio, però ci sono stati dei problemi, diciamo così, di tipo tecnico, per cui non riusciamo a distribuirlo. Allora io vi proporrei di posticipare domani mattina la votazione sul... Mentre invece sono contento di aprire il dibattito generale. Ci sono le disposizioni. Allora, chi sono? Allora, Marco Perduca, il primo che inizio a parlare si può far preparare il tagliolo. Ora è 10 minuti per te. Sì, grazie, si avanza. Ora è quella che devo dire, la giornata fin da stamani è stata molto intensa e impegnativa. Io credo che abbiamo fatto un pieno di nozioni, di informazioni, di conoscenze e anche di appelli, buon ultimi questi che ci hanno accompagnato alla fine della fase dei panel. E quindi inizio da dove avrei voluto finire, con la proposta. Secondo me dobbiamo prenderci l'impegno di ritrovarci intorno a metà maggio con tutti questi temi elaborati in disegni di legge pronti per la 18ª legislatura, in modo tale che o lo facciamo come congresso straordinario o come assemblea di, ma negli anni più o meno, anzi in corso d'opera, i disegni di legge sono stati raccolti, sono stati scritti ex novo, c'è stata grande partecipazione anche dalla tavola di ieri sera. Sicuramente si potrebbe recuperare tutto il progettone di riforma del diritto di famiglia. Ecco, io credo che se ci prendiamo un impegno a gruppi di lavoro con altre associazioni, sicuramente l'associazione Luca Coscioni, ma Filomena purtroppo non è potuto stare oggi perché aveva dei problemi personali, siamo tutti a disposizione, anzi tra stasera e domani finiamo di raccogliere le disponibilità di chi ci sta per preparare 1, 2, 10, 12, 20 disegni di legge, perché secondo me se poi facciamo la rassegna arriviamo ben oltre i temi che abbiamo affrontato oggi. E un'altra volta a Roma, chiaramente, perché quando ci sarà la convocazione delle Camere, io credo che andando gruppo per gruppo, facce nuove, facce vecchie, magari anche facce dei presenti, speriamo, poniamo di fronte a un Parlamento che sarà molto diviso su ricerche di larghe intese, ma non vorremmo certo perdere l'occasione. Io questo, così, qui potrei concludere il mio intervento. Dico soltanto che un altro elemento che secondo me ha caratterizzato tutta la giornata di oggi è stato l'incontro fra la scienza, la ricerca, la documentazione e anche finalmente delle risposte a tante domande di ulteriore conoscenza. Ecco, se noi riusciamo a mettere anche all'interno, ma è già stato fatto ultimamente fin da stamani, dall'intersex a transsex adesso, al servizio della politica antiproibizionista, la ricerca e i dati, un altro elemento ulteriore che occorre, su cui occorre insistere, a parte tutte le campagne pubbliche, politiche, advocate, comunque si vuole chiamare, quello di insistere sempre per pretendere che il processo decisionale sia basato su evidenze. È vero che la classe politica, è stato ricordato poco fa, io ero uno dei politici che ha adottato quella legge, votando contro naturalmente, ma era in Commissione Giustizia per l'appunto, nel 2011 non si preoccupa di avere un consenso o anche, diciamo, dissenso, ma diciamo, neanche troppo spesso si preoccupa di coinvolgere formalmente gli scienziati o i militanti o gli esperti o anche gli attivisti o le persone interessate, ma al merito poi dobbiamo anche affiancare il metodo, per cui debba crearsi un meccanismo, secondo me sarebbe utile che venisse permanente, ma se anche non fosse permanente, che vada oltre le commissioni parlamentari che fanno le audizioni, che oggi non sono più manco audizioni ma sono una riunione dell'ufficio di presidenza aperta a chi conosce il tema, e quindi non è detto che rimanga traccia nei documenti dei lavori parlamentari.
Poniamoci anche questo problema che potrebbe essere alla fine una riforma dei regolamenti di Camera e Senato in cui si istituisce un qualcosa, come per esempio cioè il Parlamento inglese, in cui la scienza e tutto ciò che fa scienza sicuramente entra dentro, perché oggi noi veramente siamo nella fantascienza permanente e tutto il dibattito che abbiamo avuto sulle cosiddette fake news ce l'ha in qualche modo ricordato. Quindi secondo me se ci fosse un'assunzione di responsabilità da parte del congresso, non solo degli organi dirigenti, di accompagnare i prossimi 7 mesi con un lavoro puntuale di redazione di questi disegni di legge, sicuramente tutto ci porterebbe a avere a tentare di avere un impatto su. Concludo con uno spot pubblicitario: molti di quelli che hanno parlato oggi e che parleranno anche domani hanno gentilmente contribuito a un libretto che uscirà a metà gennaio, che si intitola Proibisco Ergo Sum, che si intitola appunto Dall'embrione al digitale, divieti e proibizioni made in Italy, perché in effetti se c'è una caratteristica comune a tutti i temi che abbiamo affrontato qua e a molti dei temi che affrontiamo come radicali da almeno un quarantennio organizzato, hanno sempre di più evidentemente a che fare con l'imposizione di una limitazione, uno diciamo quasi sempre immotivata, e se motivata con delle preoccupazioni che non tengono mai in considerazione gli interessi di chi poi si può essere discriminato, ancor meno con le evidenze scientifiche, ma sempre di più mai posta a un processo di valutazione. E molte delle leggi che sono state citate, a parte quelle che mancano sugli intersex, per dire, tutto il resto c'è da anni, ma non viene mai valutato, e non si capisce come mai soltanto in questa parte meridionale dell'Europa non esista un meccanismo per cui invece ogni 8 anni si fa un tagliando un disegno di legge sulla base di documentazioni che ci fanno capire qual è stato l'impatto, e purtroppo l'impatto aneddoticamente parlando, o comunque non troppo politicamente parlando, anche con qualche ricerca molto più ai noi spesso internazionale che nazionale, è un impatto negativo. Però diciamo nella preparazione di disegni di legge prendiamo anche in considerazione la necessità di includere una clausola per cui ogni 8 anni si fa una valutazione di impatto di queste politiche, e per vedere se anche la nostra ideologia, messa in un concesso che l'antiproibizionismo possa essere un'ideologia, invece si mette a disposizione della verifica dell'applicazione di queste nuove norme, perché così funziona. Quindi le proposte sono: uno, comprate il libro tra 2 mesi quando esce, anzi saremo tutti a grande disposizione, Leonardo, Alessandro, Giorgio, che è andata fuori a fumare e che hanno contribuito con i temi che sono stati affrontati oggi, se parliamo di droghe, parliamo di procreazione medicalmente gestita, di assistito, di gestazione per altri, non abbiamo incluso, ma perché prevedevamo di farne un secondo, il matrimonio egalitario, l'adozione per le coppie gay o anche per i singoli, ma comunque come uno si gira ci sono proibizioni invece che con applicazioni di diritti tra l'altro internazionalmente molto spesso riconosciuti e codificati. E l'altra è di prepararci a un semestre o un semestre, visto che ci saranno un po' di feste comandate, per poter affrontare tutto questo. Ultima, diciamo, invito anche a iniziare a pensare a come europeizzare o transnazionalizzare tutto ciò che si fa. Fortunatamente oggi avevamo degli amici che venivano dall'Ucraina, che venivano dall'Azerbaigian, se ho capito bene, poi il lavoro che fa Yuri è noto, e anzi dovremmo iniziare a farne tesoro e a aiutarci all'elaborazione. L'associazione Luca Coscioni dal 2009 produce un indice per la libertà di ricerca scientifica e autodeterminazione, speriamo che grazie a lui e a Leonardo in modo particolare di ampliarlo nella parte autodeterminazione, tutto ciò che fa LGBT, nella parte che fa ricerca scientifica, posto che stiamo per ora monitorando in particolare la procreazione medicamente assistita e la ricerca sulle cellule staminali embrionali, ampliarlo tanto agli embrioni quanto all'editing del genoma, perché non è escluso che anche le manipolazioni del DNA non possano avere a che fare con molte delle cose che abbiamo discusso noi oggi. Questa è una, e prendete, fissate per
prendetevi 3 giorni dall'11 al 13 di aprile del 2018 per essere con noi a Bruxelles, dove verrà convocata la 5ª sessione del Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica, dove probabilmente ancora si continuerà a parlare di molte di queste cose. Grazie. Sono il più temporaneo di due persone, ma se vuole intervenire adesso o dopo, basta che ce lo faccio sapere, che è il proviso della Liberty Pride. Ebbene, accetto. Ma ci sente tutto quanto quello che mi fa tutto il giorno. Ebbene, accetto. Grazie, benvenuto al nostro congresso. Gli giriamo il tempo così. Allora, intanto grazie per la possibilità che mi è stata concessa di appunto parlare. Scusate se ho interrotto il vostro dibattito. Comunque, io sono appunto presidente di questa neonata associazione che si chiama Disability Pride, nonché l'organizzatore da 3 anni dell'omonimo evento. Evento che si tiene in concomitanza. Lo scorso anno si teneva in concomitanza con Brighton e New York, abbiamo cominciato soltanto con New York e ogni anno appunto facciamo questa iniziativa. Appunto per questo mi sono trasferito a Roma, perché quest'anno c'è stato il debutto nazionale a Napoli, è andato relativamente bene, ha avuto una buona eco, però diciamo anche quello io non sono assentato perché ero diciamo ancora stanzino. Avete visto che parlavo con il regista del documentario sugli assistenti sessuali del progetto Love Giver, che sto coinvolgendo per una delle iniziative che afferiscono al Disability Pride. Allora, l'idea del Disability Pride è quella di parlare alla gente, alla società civile, alla gente comune, il più possibile di disabilità, ma in una maniera semplice. Non nella maniera che si è fatta finora, cioè in conferenze abbastanza specifiche, parlando di temi accademici, ma portare la disabilità, soprattutto la disabilità comune, non quella dei supereroi della disabilità, a contatto con la gente. Quindi per farlo c'è questa manifestazione che comunque si richiama, e lo capirete benissimo, molto a quello che è il Pride. Sia a New York che a Brighton infatti fanno delle leggi preparate. Purtroppo in Italia non c'è una coesione tale del mondo della disabilità per poter fare una parata, quindi ci siamo limitati a degli spettacoli. Questa cosa l'abbiamo condotta in questi anni anche con delle conferenze all'ATE. E con queste conferenze abbiamo portato avanti poi dei progetti. Io da quest'anno, da pochi mesi, mi sono trasferito qui a Roma con l'intento di riuscire a coinvolgere all'interno dell'iniziativa appunto altre realtà, sicuramente tutte le associazioni che afferiscono al gruppo Italia, quindi a Luca Coscione, sono già in contatto con Mina Webbi e in questi giorni ci incontreremo, magari con un incontro con certi diritti. Intanto per svolgere quello che sarà l'appuntamento di luglio, che sarà il 14 o il 15, ma anche per avere degli appuntamenti intermedi che faremo appunto nel corso dell'anno. Già sto parlando con l'Università di Tor Vergata, con Federico II, e abbiamo diverse iniziative che sicuramente voi che seguite la stampa vedrete prossimamente come notizie, e spero quanto il più possibile diffuse dagli organi di informazione, ma insomma questo è l'intento del Disability Pride, maggiore integrazione e parlare maggiormente di disabilità. Grazie. Grazie per il tuo contributo. Gigliola Tagliello è iscritta a parlare. Vai, voglio venire qua. Non è un intervento, è solo una notazione perché mi corrispondeva via. Dunque la CISL ha dato un ordine del giorno appunto
che vengono dal cliente e si è molto vantata di questo. Noi abbiamo fatto numerosi ordini del giorno che sembravano scritti da te nei nostri ingressi e non hanno prodotto se non qualche controversia interna, perché anche da noi come dire, non è, però gli ordini del giorno sono stati approvati e sono i documenti ufficiali a cui come dire, che manifestano la posizione dell'organizzazione e sono tutti favorevoli anche a scindere il problema della tratta dalla costituzione diciamo determinata e c'è stato anche un incontro con Susanna Camusso, Pia e Bordone Marchesciano e un'associazione genovese che si occupa di costituzione in cui è stato posto proprio il nodo dell'attività lavorativa, del riconoscimento di almeno alcuni aspetti di attività lavorativa con tutto come dire, la costruzione che questo comporta. Susanna pareva assolutamente della partita, il problema è che non ci abbiamo lavorato, non siamo riusciti, non ci abbiamo tutto, però sono disponibili a ripartire quando vuoi e a lavorarci parecchio. Grazie. Marco D'Assisi. Buonasera a tutti. Intervengo prima di tutto per complimentarmi con gli organizzatori di questo congresso per la quantità di contenuti, come diceva Luca, scientifici che questo congresso ha portato. Io in particolare ero molto interessato sul discorso della PrEP perché è un argomento che mi riguarda direttamente, riguarda direttamente me e molte delle persone che conosco e frequento. E devo dire che inizialmente ero piuttosto scettico, se non diffidente, sull'argomento, ma l'evidenza scientifica dei dati riportati non è opinabile. Ovviamente bisogna approfondire e bisogna approfondire però laicamente sia da un lato che dall'altro, né diciamo fidarsi acriticamente di votazioni scientifiche iniziali, sia il contrario opposto, cioè considerare la PrEP come il demonio, cosa che succede, succede molto spesso. E volevo portare anche il saluto di una piccola associazione di cui faccio parte, romana, che è un'associazione sportiva a tema LGBT, si chiama Roman Volley, che da quest'anno si è data l'obiettivo di raggiungere una inclusione sia nei confronti di persone LGBT sia nei confronti di giocatori romani maggiore possibile e ho riscontrato proprio facendo parte del direttivo di questa associazione una serie di problematiche per quanto riguarda la partecipazione delle persone transessuali in sport. È capitato che delle persone transessuali siano venute da noi a chiedere di partecipare nei nostri corsi, nelle nostre squadre, ma ci siamo trovati di fronte a un problema perché non è possibile iscrivere queste persone ad una associazione sportiva, nel senso ad un circuito agonistico di tornei, perché non è una cosa definita né come dire affrontata dalla FIFA né dalle varie associazioni, perché sono problemi nuovi che ancora devono essere affrontati e ancora devono essere definiti e bisogna in tutti i modi cercare di facilitare l'ingresso di tutte le persone LGBT al mondo dello sport, perché come avvengono discriminazioni dal punto di vista psicologico, discriminazioni di ogni tipo nella scuola, nell'età evolutiva, eccetera,
anche lo sport può essere un modo per realizzare la propria persona, per trovare un modo per uscire da queste discriminazioni. E se anche da questo punto di vista esiste un gioco, è particolarmente difficile uscire fuori. Sono stati fatti una serie di studi, ovviamente non in Italia, per esempio in Inghilterra, che dimostrano come una buona percentuale delle persone appartenenti alla comunità LGBT non pratichi lo sport proprio per la paura di ricevere discriminazioni e per la paura di non essere accettati proprio all'interno delle loro squadre. Quindi questo non solo ha un effetto sulla psiche di queste persone, ma anche sulla loro salute, perché non potendo praticare sport, la loro salute ovviamente ne subisce le conseguenze. Infatti ci sono delle correlazioni tra la percentuale, in particolare delle persone che non si definiscono, cioè le persone sia transessuali sia intersex, che arriva quasi al 70%, che è una percentuale altissima. Basta, voglio dire solo questo e vi saluto, grazie. Allora, sono le 20, sono sempre le 20 passate, quindi devo dare i numeri. Dobbiamo dire quant'è la quota di iscritti al congresso presenti. In totale in oggi abbiamo avuto 27 iscritti, che significa che un quinto lo ha dei punti. E poi non ci sono iscritti a parlare, al nostro dibattito generale. Ne approfitto per dirvi due o tre cose che sì, ovviamente domani continua il congresso dalle 10 del mattino. Io incomincio a dire due cose anche perché secondo me è necessario che allora, dopo una giornata di questo tipo così intensa, così densa di temi, forse è necessario farla decantare, e per il futuro ce lo siamo sempre detti, ma secondo me bisogna ridircelo e riorganizzarlo. Non so che senso abbia fare una scarica di temi di questo tipo quando non c'è o il necessario approfondimento, cioè i temi richiedono, e devo dire che con le mezzo due tanto approfondimento non si può fare, su certe questioni è proprio impossibile, oppure non c'è l'approfondimento politico sul quale io ci tengo particolarmente, cioè i nostri non sono congressi di aggiornamento né scientifico, ma sono sempre congressi di un'associazione che dovrebbe in teoria tradurre quello che noi sentiamo nelle nostre orecchie all'iniziativa politica. Ecco perché è molto importante la proposta che ha fatto Marco di trasferire, tradurre in proposte politiche. Poi da qui a farle, ovviamente il percorso è lungo perché è molto difficile, ci sono certe materie che è proprio difficile tradurre in proposte di legge. Però questa è una buona proposta tenendo presente anche che abbiamo bisogno di un biglietto da visita per il nostro Parlamento prossimo 21 e parlare su cose concrete, non sentiteci e basta. Quindi questa potrebbe essere un'indicazione di lavoro, che poi siano 30 o solo 3 io non lo vorrei come obiettivo, cioè l'importante è fare delle cose che poi servono, che seguono e che siano coerenti con le materie che noi trattiamo nel congresso e nell'associazione. Ripeto, perché sennò la tentazione di occuparsi di tutto quello che ha a che fare su questi temi è grandissima, secondo me, io dico quello che penso, che debba fare l'associazione, non dico quello che farà l'associazione. L'altra cosa è che mi pare, forse vi è sfuggito, forse non lo ritenete così importante, ma mi pare molto importante invece il richiamo che Marco ha fatto sulla valutazione delle leggi, non dei disegni di legge, sulle leggi, perché è una pratica che in Italia non si fa nel modo più assoluto. Devo dire però c'è qualcosa già nella normativa relativa alla scrittura dei provvedimenti legislativi, perché noi per esempio in Regione, vi posso dire, testimoniare personalmente, che siamo
costretti a fare progetti di legge che prevedono un capitolo specifico che riguarda il metodo di verifica dei stessi progetti. E noi ogni 3 anni, ogni 5 anni, dipende dal tipo di norma, siamo tenuti a produrre al Consiglio regionale una relazione sull'applicazione dei provvedimenti legislativi, ma non soltanto ogni 3 anni la giunta del prefetto. C'è un articolo molto articolato, scusate un gioco di parole, su che cosa deve contenere questa relazione. Quindi se ce l'hanno le regioni, anche come vuol dire che il Parlamento a qualche parte ce l'avrà, si tratta di capire se, lo dico perché per esempio, sarebbe molto importante che in Parlamento si discutesse di come è stata applicata la legge sulla transessualità, molto importante, perché sarebbe molto importante far capire ai deputati che ci vogliono ascoltare, ai senatori che ci vogliono ascoltare, non a tutti perché non tutti ascolteranno, la genesi di quel provvedimento, perché non è vero che è nato così come è uscito, attenzione, è nato in un modo completamente diverso ed è nato da Casa Radicale, quindi so perfettamente la storia qual è stata, e soprattutto l'applicazione dello stesso, perché non c'è scritto da nessuna parte nella legge che ci deve essere obbligatoriamente l'intervento chirurgico, da nessuna parte, perché sennò colpifero la Cassazione e la Corte Costituzionale avrebbero approvato le sentenze che sono state. È stato un atteggiamento difensivo della magistratura che ha applicato quella norma in modo appunto difensivo, quindi obbligando le persone a passare obbligatoriamente dall'intervento chirurgico, che gli è riuscito abbastanza bene perché soprattutto nei primi anni questa era la richiesta principale del presidente sessuale, accedere all'intervento chirurgico e poi al cambio di nome sui documenti. Attenzione ai meccanismi mentali che scattano. Poi questa cosa del, giustamente secondo me, questa evoluzione del avere il cambio del nome sui documenti senza l'intervento chirurgico o diverso senza trattamenti di cura, perché lì c'è una questione molto importante, è recente, è degli ultimi 10-15 anni, non è una cosa che è dall'inizio. Però detto questo, secondo me sarebbe molto importante che si istituisse proprio questo, che noi lavorassimo a questo meccanismo di verifica delle norme, perché così come la legge sulla transessualità, secondo me una verifica sull'applicazione della legge Merlino andrebbe fatta o non andrebbe fatta, invece di sentire i soliti bofonchiamenti della Lega che dice ah, riaprivo i bordelli, mia nonna, mia zia, tutte le cose che ogni tanto la Lega dice e spara. Cerchiamo di fare delle ricerche specifiche su qual è oggi gli effetti dell'applicazione della legge in termini di vite, di costi, di tutto quello che va. Quindi io sono dell'avviso che sono due proposte che magari non se ne accorge nessuno, però o le facciamo noi o non le fa nessun altro, perché secondo me non le fanno nessun altro. Molto molto interessante a mio avviso sono state le sessioni sugli immigrati, perché lì c'è per esempio un sacco di lavoro da fare, anche di proposte, concrete, perché guardate che sui tavoli dove si discutono le politiche di immigrati, sulla migrazione, quasi sempre al 90%, al 99% non ci sono immigrati, ci sono funzionari del Ministero dell'Interno, ci sono funzionari delle organizzazioni, ma non ci sono immigrati, se non attraverso le parole riferite delle organizzazioni. Questo è uno. Due, secondo me spesso e volentieri su quei tavoli si dimenticano della realtà delle persone giovani, così come si dimenticano della realtà delle vittime di tratta. Soltanto che siccome sulle vittime di tratta c'è un interessamento molto più consistente dal punto di vista governativo, perché ci sono progetti concreti, sono milioni che si spendono all'anno rispetto a questo tema, c'è un interessamento dell'istruzione e quindi quando coinvolgo il Dipartimento per le pari opportunità arriva qualche cosa, perché al Dipartimento qualche cosa lo leggono. Sull'LGBT nada. Io vi ho citato l'iniziativa che fece l'UNA 3-4 anni fa sugli immigrati LGBT e quel seminario che facemmo alla sala di Palazzo Chigi, di Largo Chigi, con i funzionari del COE e dell'ONU rispetto alle loro linee guida. Ma solo quello c'è stato,
non mi ricordo altre, cioè tutte le altre iniziative sono state autonome rispetto ai componenti delle commissioni di valutazione piuttosto che ai giudici del tribunale, che si aggiornavano rispetto alle tematiche, ma non mi ricordo nessuna iniziativa istituzionale. Però, e qui finisco, secondo me dobbiamo fare attenzione, ma lo dico da vecchio gufo, no, da persona che ha un po' di esperienza, dobbiamo fare attenzione ad aprire troppi dossier, a volerci occupare di tante cose, perché poi durante l'anno l'associazione di calcio dei diritti a quelle forze lì, tesoriere, segretario, correttivo se sbaglio, cioè se noi trasformassimo in iniziativa politica tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato, mamma mia, cioè il segretario deve lavorare 24 su 24, tesoriere pure, e altre almeno 10 persone per farle concretamente. Se pare, come fanno tanti in questo paese, che dicono di occuparsi di un argomento e poi non se ne occupano, vedersi la transessualità, vedersi le migrazioni delle persone LGBT, e allora va bene, sì, facciamo delle belle dichiarazioni pubbliche, ma di fatto noi quest'anno noi siamo stati molto bravi perché la relazione che ha fatto il tesoriere è stata una relazione importante, perché ci ha detto che ce l'abbiamo fatta, era l'anno di passaggio, no? Questo qui, cioè era l'anno in cui siamo usciti senza bilancio, no, come si può dire, con un bilancio disastrato, con una perdita di iscritti, di contributi mostruosa, senza tesoriere, cioè da questo punto di vista uno sguardo sull'organizzazione interna deve essere dato, quindi c'è un stato di miglioramento nettissimo da questo punto di vista. Rispetto agli anni futuri, gli ulteriori miglioramenti dovranno basarsi necessariamente su ulteriori impegni del tesoriere, del segretario soprattutto, ma anche del presidente, del comitato direttivo, perché poi di fatto la nostra associazione c'è una corrispondenza pressoché matematica fra militanti e direttivo, no? Cioè, i componenti del direttivo sono coloro che sono anche attivisti veri e propri, poi ci sono molti altri, ci sono altri che ci sostengono, ma sostanzialmente questo è. Quindi a mio avviso dobbiamo, ripeto però, è un parere personale, non è una questione che dobbiamo evitare il pericolo di farci, di innamorarci noi stessi di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato ed essere molto critici e molto netti rispetto al nostro futuro per dire quest'anno è che questo o questi sono i temi di cui ci vogliamo occupare. Va benissimo i congressi fatti così, forse cambierei un po', ma non importa, cioè l'importante è che siano momenti di contenuto, che abbiano contenuti, e contenuti che abbiamo espresso in molti ragioni. Deve esserci anche questa capacità di, no, di selezionare e di direzionare le poche forze che noi abbiamo a disposizione. E dal mio punto di vista, le nostre forze a disposizione non ce la fanno assolutamente a lavorare sui terreni che abbiamo indicato oggi nel nostro congresso, che sono tutti molto importanti e necessitano tutti una specifica attenzione. Guardate l'iniziativa fatta sulla Cecenia, quanta visibilità ha avuto grazie all'opera di Olaus, grazie all'opera di Iuri soprattutto, grazie a tutta una serie di contesti, ma quanta visibilità ha avuto e quanto ha assorbito le energie di un'associazione che per 4-5 mesi si è occupata solo di quello e non potevano fare diversamente, perché tu non puoi spedire un ex segretario di un'associazione in Russia senza occuparti, cioè non avrebbe avuto logica, non avrebbe avuto senso, e parlo solo della parte più brutale, poi ci sono i contenuti, in Cecenia continuano, cioè noi ci insistiamo, ma in Cecenia continuano gli arresti, gli interrogatori, continua esattamente, l'ultima denuncia di pochi giorni fa. Quanto fake news possa essere questa denuncia non lo so, dopo aver sentito queste cose dell'intervento di oggi, secondo me bisogna fare un po' la tara rispetto a certe informazioni, però comunque
arrivano segnali che l'ascensore è sempre più tardi. Quindi, ripeto, se non vogliamo far la parte di quelli che si occupano della fiammata e poi lasciano correre, bisogna occuparsi di cose. Quindi è sempre vivo quell'SOS Russia o Paese dell'Est, no? Perché noi dobbiamo fare in modo di capitalizzare questo interesse che abbiamo avuto rispetto a quei paesi lì e tradurlo in iniziative politiche che noi possiamo adottare, non in velleitarismi, non in, cioè noi possiamo chiedere al governo che faciliti l'accoglienza dei migranti che arrivano dai paesi dell'est con l'orientamento sessuale, ma non possiamo farlo noi. La differenza sta in questo, no? Possiamo andarci a catenare sotto alla Farnesina perché si muovono cune di pietra che non sono altro, i funzionari e i dirigenti e gli ambasciatori che lì sono seduti a decine, no? e che producono, ma non è nella nostra storia, non è nel nostro DNA occuparci. Poi non vuol dire che a livello personale noi non facciamo le cose, eh? A livello personale io mi occupo di assistenza delle persone anziane, a livello personale Gabriella fa l'assistenza dei migranti da vent'anni, cioè non è che questo prelude il fatto che poi a livello personale ce ne possiamo occupare. Io sono preoccupato di quello che può fare l'associazione e quindi abbandonare il terreno transnazionale, in particolare dei paesi dell'est, secondo me sarebbe, prima che inutile, sarebbe sciocco, perché abbiamo investito tanto fino ad oggi e come si può. Allora, dobbiamo metterci lì e capire cosa in Italia con il nuovo Parlamento si può fare. Io ritengo che ci sia, e poi la smetto davvero, io che ci sia un enorme, gigantesco SOS Africa, perché noi ce lo siamo sempre detti, l'abbiamo anche proposto, abbiamo anche tentato di fare delle cose nel passato, ma l'omofobia nei paesi africani e tutti i tentativi di risolverla sono stati valutati, tutti i soldi spesi nell'epoca Obama, e sono stati tanti, nei confronti dei paesi che erano omofobi e delle organizzazioni che lavoravano in quei paesi, che cosa hanno prodotto? A cosa di valutazione, no? Adesso per esempio che gli Stati Uniti non stanno più investendo in questa maniera, in questo terreno, almeno che io sappia, poi non so, ma se ti dico come governo, non come fondazioni private, ma come governo, non investe più, che ribaltamento ha avuto sulla situazione africana? E secondo me è una cosa che ha a che fare moltissimo con noi, perché sono i migranti che stanno arrivando, fra l'altro, oltre che essere umani, e quindi doverci occupare anche dei diritti delle persone. Quindi mi rendo conto che sono tutte questioni molto importanti, molto serie, però dobbiamo fare davvero, davvero un'operazione di ripulitura delle nostre priorità. Vogliamo lavorare a 2, 3, 5, 10, non so quante possono essere, proposte di legge che si presentano su alcuni temi al nuovo Parlamento. Allora facciamo, ma sappiamo che siamo da qui a maggio impegnati in quello, perché o scriviamo le cose così oppure bisogna lavorarci. Io vi ricordo soltanto quanto ci è costata e poi ha avuto un esito negativo tutto l'iter per la proposta di legge sulla decriminalizzazione e regolamentazione delle generali prostituzioni. Sono stati centinaia di mail, botta e risposta, discussioni, cerchiamo di fare un referendum contro Berlino, cerchiamo invece di fare una proposta di iniziativa, cioè sono stati sei mail, ed è normale che sia così, quando ci sono iniziative politiche sarà così. Quindi, ripeto, e la finisco qui, abbiamo fatto un pieno di informazione e conoscenza, secondo me adesso dobbiamo fare un pieno di selezione. Dobbiamo utilizzare quello che ci rimane di domani mattina, ma di tutta l'attività che abbiamo di fronte, per selezionare, per indirizzare i nostri sforzi che sono contenuti. Io a Ug, quanti iscritti ci sono a parlare ancora? Yuri.
ti guardo negli occhi e ti vedo che vorresti parlare. Sì, ditemi voi se volete adesso, dopo poco, avevo domani. Io non vorrei infierire su la pazienza di tutti, posso tranquillamente parlare anche domani. Non lo so, allora, se perché mi ha stimolato il tuo intervento. Sì, se io devo seguire la mia stanchezza direi che se io dovessi seguire invece la tempistica ordinaria dei nostri congressi, utilizziamo lo spazio che abbiamo fino alle 9 e poi dopo vediamo cosa succede, anche perché domani mi può intervenire. Certo che puoi intervenire, ma poi domani io divento domani. Anche dobbiamo, adesso siamo pochi, però io voglio bisogno di un romani, quindi i romani vanno qua a casa, noi abbiamo il treno a prendere, quindi vai. Allora molto brevemente fai gli stessi, no, perché nel turbolento anno che ha raccontato Pia volevo aggiungere il mio sassolino di turbolenza, però in questo caso in parte positiva, perché dopo 24 anni di lotte, di tentativi andati male, finalmente il Gay Europe si è impegnata a approvare l'anno prossimo, quindi ancora non è detto che arrivi, però comunque c'è un impegno preciso, reso pubblico ormai, quindi dovremmo farcela, una posizione sulla decriminalizzazione del lavoro sessuale, finalmente anche il Gay Europe, dopo Transgender Europe, dopo Amnesty International, dopo insomma un bel po' di associazioni non governative internazionali è riuscita a... Buon'ultima. Esatto, esattamente, buon'ultima, magari proprio non ultima, ma quasi, riuscirà, anzi, l'anno prossimo ad esprimermi. Volevo dire, sono stato stimolato dall'intervento di Enzo sulla, ed è anche da quello di Marco, sulla necessità di, come dire, selezionare i temi. Ora qua magari mi contraddico un attimo, però comunque tra i temi che mi hanno molto stimolato in questo ottimo congresso, secondo me, di oggi, quello dei beta bloccanti per le persone transessuali è, secondo me, molto interessante, anche perché forse di facile traduzione politica, quindi ci agevola su questo, e perché ce ne siamo occupati a certi diritti. È stata, insieme all'associazione Luca Coscioni, la prima associazione a portare il tema pubblicamente in Italia già nel 2013, quando abbiamo presentato un libro di cui io non mi ricordavo nemmeno il titolo, ma adesso me lo sono andato a ricercare, il libro di Simona Giordano, che era in inglese perché in Italia non è stato stampato ancora nulla, che lavorava con la Tavistock, esattamente, Children with Gender Disorder, che proprio parlava della più di una questione filosofica di come sia eticamente giusto concedere, dare accesso agli adolescenti transessuali a questi farmaci. Quindi secondo me ci sono due possibili ricadute sul nostro lavoro. Una è quella di creare un gruppo di lavoro con le persone che erano qua presenti per cercare di fare quello che loro ci chiedono di fare, cioè un disegno di una proposta di legge, che chiaramente non è che possiamo metterci a farla noi, però costruire un gruppo di lavoro che possa riuscire a tradurre in proposta di legge per il Parlamento prossimo 21, per poi iniziare tutta una lotta politica su quella proposta di legge, come abbiamo fatto in anni sulla prostituzione, potrebbe essere uno sbocco interessante. Ma un altro sbocco interessante potrebbe essere invece quello di cercare di dare visibilità e parola nel dibattito pubblico italiano ai genitori dei ragazzi e delle ragazze transessuali, perché si possa costruire anche qui una campagna un po' sull'onda di quella intersex per come dire, iniziare insieme all'azione più, diciamo, politico-istituzionale un discorso pubblico, perché oggi ancora non si parla
di questo tema, che è fondamentale però per la vita di molte persone. Io mi riferisco ai genitori piuttosto che agli adolescenti, perché chiaramente essendo minorenni è molto più difficile, però i genitori potrebbero, e ci sono, ne parlavo prima con la signora che è intervenuta, mi diceva che ci sono genitori che si sono messi, hanno studiato, hanno fatto già tutta una serie di preparazioni che permettono loro di essere perfettamente in grado di avere voce, di avere parola nel dibattito pubblico. E poi, secondo me però, appunto, bisogna cercare di selezionare, e allora l'anno prossimo abbiamo da portare in porto la campagna Intersex, chiaramente, che però andrà ad impattare molto sul lavoro dell'associazione l'anno prossimo, quindi sicuramente deve essere considerata una grande parte dell'attività. Una priorità. È sicuramente una priorità, ma che ruberà, in senso positivo, impegnerà l'associazione per, se va bene, 3 mesi, ma anche di più, a tempo pieno, considerando le nostre forze. Cioè vuol dire che Alessandro, segretario e tesoriere, saranno a tempo pieno almeno per 3 mesi a lavorare su quello quando partiranno. E poi la questione della Costituzione, come ci diceva nella sua relazione il segretario, abbiamo già finalmente siamo riusciti a tradurre il lavoro di anni su una proposta di legge concreta. Beh, cercare di fare di quella proposta di legge che già c'è, quindi non richiede ulteriore lavoro, se non qualche magari aggiustamento per l'aggiornamento, con la discussione con i gruppi di lavoratori e lavoratrici del sesso, però impostare su quello la campagna politica, come diceva il segretario, con l'intergruppo o quello che sarà, ma questa mi sembra la cosa concreta da fare, è una, sicuramente secondo me una priorità, ma non sicuramente dettata dall'urgenza, ma dettata anche dal fatto che è la conseguenza naturale del lavoro che già abbiamo fatto. C'è poi, sempre per lavorare, per andare sulle conseguenze naturali del lavoro fatto, tutto il lavoro impostato per scrivere una proposta di legge sulla GPA arriverà molto probabilmente a termine l'anno prossimo. È chiaro che anche quello, dopo le elezioni, se arriva a conclusione, è un lavoro che abbiamo fatto noi sostanzialmente insieme a Famiglia Arcobaleni, insieme all'associazione Luca Coscioni, però deve essere naturalmente svolto. E poi ma certamente la sua affermazione civile, sì, lì c'è la questione del fondo, e vabbè, è quello, ne parleremo domani magari anche più attivamente. C'è anche la questione dell'immigrazione, che naturalmente è detto, però fondo è un impegno, e quello, secondo me, sua affermazione civile, se vogliamo selezionare al massimo il punto di caduta politico di tutto l'articolato ragionamento che abbiamo fatto ieri, per noi in questo momento il punto di caduta politica è quella lì. Poi magari che sostiene le cause di cui abbiamo parlato, su cui c'è ancora da ragionare, su cui bisogna insomma trovare le coppie, cioè è un grande lavoro che, secondo me, lo dico francamente, non possiamo pensare di farlo solo noi l'anno prossimo. Noi il contributo fattivo che possiamo dare l'anno prossimo è quello finalmente di mettere in piedi il fondo, e poi da lì si apre tutta una strada ancora importante e grossa. E poi c'è la sollecitazione, secondo me molto importante, di Marco per Duca, e cioè il tentativo di tradurre tutte le nostre azioni a livello transnazionale. Allora, sul transnazionale noi abbiamo fatto, secondo me, un bellissimo dibattito oggi, tra l'altro ricco di dati, di contenuti. Il tema delle fake news è fecondo, secondo me, però forse per quest'anno, cercando appunto anche qui di trovare, di essere anche un minimo realisti, allora per quest'anno, il tema su cui per necessità dovremmo continuare a lavorare è quello della Cecenia, perché
come dire, il punto di caduta che siamo riusciti a portare a casa dall'azione fatta in Russia è l'impegno di Benedetta Della Vedova, fatto pubblicamente, di lavorare per riuscire a far sì che anche in Italia possano arrivare dei rifugiati ceceni dalla Russia. Ecco, questo secondo me è il lavoro concreto che già stiamo facendo, perché già lo stiamo facendo, ci stiamo lavorando, è molto, molto, molto impegnativo. Ha tra l'altro un legame con il discorso che abbiamo fatto sulla migrazione. Sono d'accordo con Enzo che non possiamo occuparci noi dell'assistenza, ma già ci stiamo muovendo in quella direzione. Il nostro ruolo però non si limita a incatenarci, secondo me non si limita ad incatenarci sotto il ministero per fare pressione. Il nostro ruolo, e che deve secondo me essere quello di quest'anno, è di, per concludere l'azione fatta, la pressione l'abbiamo già fatta, l'abbiamo già vinta quella battaglia lì, perché il ministero si sta con i suoi, però si sta cercando di muovere, insomma, cioè quantomeno c'è un impegno politico all'azione di questo tipo. Quello che noi dobbiamo fare è cercare di concretizzare quell'impegno politico con l'azione affinché si arrivi effettivamente all'apertura di questa possibilità per rifugiato ceceno, due rifugiati ceceni, quelli che saranno, di arrivare in Italia. Quindi quello è il nostro compito, è di arrivare fino a lì, fino alla possibilità, quindi la concretizzazione, facilitare la concretizzazione dell'impegno politico di Benedetto nel dato di realtà. Dopodiché la palla, secondo me, passa alle associazioni che fanno un ottimo lavoro di assistenza legale, ma anche, come dire, umanitaria, di empowerment delle persone migranti. Fanno un lavoro. Sì, sono d'accordo. E poi la traduzione, si diceva Marco Perduca, a livello transnazionale dei nostri temi, che è un po' una cosa che già stiamo facendo, quest'anno l'abbiamo fatta molto per quanto riguarda tutta l'azione che abbiamo fatto all'ONU, perché quella secondo me è una cosa che già possiamo continuare a monitorare e fare, che ha una ricaduta principale per ora in particolare sull'intersex, nel senso che l'azione che abbiamo fatto alla Commissione Torture, alla Comitato dei Diritti Umani, è proprio quella di portare costantemente il tema dell'intersex affinché il governo sia costante, non da noi sollecitato, ma dall'ONU, a come dire, dare quantomeno in sede internazionale delle risposte rispetto alle domande che gli vengono poste, ad accettare delle raccomandazioni come è accaduto, e auspicabilmente ad arrivare a delle raccomandazioni, peraltro già è accaduto, ma ancora da parte dell'ONU all'Italia sulla questione intersex, ma anche su altre questioni cui ci occupiamo. Potrebbe essere anche per esempio la questione dei migranti, ma come abbiamo già fatto anche sulla questione di affermazione civile, cioè il matrimonio egualitario, cioè la questione della filiazione, che è stata fondamentale tra l'altro nel nostro rapporto fatto all'ONU quest'anno. Quindi secondo me è forse la via più concreta, perché ce l'abbiamo praticata, che comunque è dispendiosa, perché si deve stare lì, scrivere il rapporto, fare le relazioni con le altre associazioni, andare a Ginevra, perché se non vai a Ginevra non riesci a portare il rapporto, viene un po' ignorato, perché chiaramente poi tutto si gioca al momento con le relazioni lì che si riescono a intessere. Questa al momento è l'ipotesi di bassissimo profilo, mi rendo conto, però realistica, che possiamo continuare a fare. Poi ci sono le sollecitazioni del segretario di collaborazione con l'associazione Luca Coscioni sull'indice per includere le questioni LGBT, anche il congresso scientifico, la partecipazione a contribuire, che sono importanti, vanno benissimo, però a livello di impegno io personalmente limiterei molto le cose a quelle concretamente fattibili, dopodiché nessuno ci vieta di poter magari riuscire a fare di più di quello che ci siamo impegnati a fare. Grazie.
contrario. In realtà alcune delle cose che avevo in dire sono anche belli miei, nel senso che quando si parlava di quelli che sono gli obiettivi che ci possiamo porre per il prossimo anno, ovviamente che molti sono già obbligatori, perché la campagna Intersense, al di là del fatto che partirà la faccina del video, quindi la campagna di comunicazione, è già partita la richiesta del segretario di Claudio per accesso ai dati, e dovremo decidere cosa fare con questi dati quando arriveranno. Se arriveranno, cosa fare se non arrivano? Esatto, quindi ci sarà anche quella parte lì del servizio, che non sarà una cosa legittima probabilmente. La questione del fondo, che secondo me il prossimo anno diventa complicata, perché per come abbiamo deciso, le chiacchiere che abbiamo fatto in tentativo di cambiare il fondo per i motivi che ci siamo già detti di questi, cioè per come era 3 anni fa non siamo riusciti a farlo funzionare, per motivi che non stiamo a ripercorrere storicamente, però la messa a disposizione del fondo si può, diciamo, creare fattualmente dal giorno dopo che finisce il congresso, perché se abbiamo detto che non bisognerà operativamente aprire un altro conto, ma i soldi saranno a disposizione, il fondo di fatto esisterà già. Dal giorno dopo che si individuano le cause. Dal giorno dopo che si individuano le cause. Perché secondo me il fondo è già istituito, con il nuovo regolamento, ma una volta individuate le cause sappiamo chi dare i soldi. Io lo dico, però io lo dico perché da alcune chiacchiere informali che abbiamo avuto si pensava anche di far partire poi la prima attività del fondo, quella di ricerca delle coppie delle case, quella già è un'attività in cui il fondo potrebbe esistere, quindi c'è anche questa discussione qua che dobbiamo fare tra chi si occuperà del fondo. Io sono molto d'accordo con lei, insomma, dice che non possiamo lasciar perdere la questione della Cecenia, e quindi questo è un altro campo che ci porterà via sicuramente del tempo. Se poi vogliamo dare sostanza a quello che ci siamo detti sempre in direttivo riguardo a chi sarà questo presidente onorario, abbiamo un altro ambito che è quello che dobbiamo comunque coprire, e pensando anche alle proposte di legge che abbiamo già aperte, perché abbiamo già scritto nello scorso mandato, mi sembra 3 proposte di legge, perché abbiamo scritto una su intersex, una su sex worker e quella non si è più, direi che ce n'è ancora un'altra. Sulla GPA, quindi poi c'è già 3 aperte che dobbiamo fare un lavoro preparatorio che abbiamo già fatto, quindi per maggio queste potrebbero essere portate come la proposta di Berlucca. Io penso che anche rispetto a come è stato questo congresso, cioè che ha visto parlare anche delle persone che hanno fatto delle chiamate alle armi da un certo punto di vista, delle richieste molto esplicite, potremmo da questa base cercare di fare anche un lavoro di facilitatore di questi gruppi di lavoro di cui abbiamo parlato diverse volte, sia nella sede pre-congressuale, sia poi nella giornata di oggi, perché è emersa comunque una volontà di lavorare insieme, credo, da parte di quasi tutti i panel che abbiamo avuto. Forse ce ne sono stati 2 dove questa volontà non è stata espressa in maniera chiara, ma tutti gli altri mi sembrava che fossero volenti di collaborare. Ecco, forse il prossimo anno potremmo cercare di lavorare anche sulla costruzione di queste reti, soprattutto su una questione che da noi, a parte il lavoro che ha fatto Gabriella e a parte il lavoro che faccio io della vita fuori da certi diritti, è la questione come quella dei migranti, che è sempre stata abbastanza lontana negli ultimi tempi dall'associazione su cui ci siamo collegati di diversi modi. Anche prima. Su questo faccio una battuta, perché oggi volevo fare un intervento durante quel panel che Enzo mi ha rubato. Però che secondo me c'è un elefante nella stanza da mettere su quello che ha detto Giulia, ha detto Oma e che ha detto anche Gabriella. Cioè, non solo la formazione che manca agli operatori che lavorano nell'accoglienza, ma un problema congenito che c'è nei servizi sociali italiani di come si selezionano le persone che lavorano in questi servizi. Perché se uno si va a vedere la normativa, le figure che stanno dentro i centri di accoglienza non devono avere qualifiche specifiche. Perché se non andate a vedere anche i manuali operativi, sono tutti dovrebbero, sarebbe meglio che avessero la competenza di parlare bene, che non si capisce bene i riferimenti specifici altri, però poi uno va a lavorare in un posto dove lavoro in cassa, dove salta fuori che 4/5 degli operatori non hanno un titolo di studio superiore, non hanno una formazione specifica sui temi, non perché si
sembra avere la lava per lavorare, però per quelle competenze di cui parlava oggi Giulia, che devono avere gli operatori quando parlano con una persona LGBT e quando si rapportano nei contesti complessi, non è che non esiste la formazione, esiste. Il problema è che le persone che vanno a lavorare in quelle strutture non la ricevono perché la normativa non prevede che la debbano ricevere. Devi solo guardare i bandi provinciali, esatto. E questo ma questo non è un problema di uniformità di scelta. Ma questo non è un problema che poi riguarda soltanto, questa è una suggestione che do anche in generale a chi volesse preoccuparsi fuori anche la scelta di più, perché queste sono questioni che esulano. Però basta anche uno si vada a vedere come vengono organizzate le comunità per adulti o per minori, anche su base regionale, se uno va a vedersi le normative, ci sono delle situazioni aberranti, cioè dove possono lavorare con persone in stato di estrema vulnerabilità, persone che non hanno nessun tipo di formazione specifica, se no essere stati lì per diversi anni in quei periodi in cui la normativa permetteva di starci senza avere alcun tipo di titolo, quando cioè ancora si andava dietro con lo spirito caritatevole del buon padre di famiglia o della buona mamma di famiglia che ti permetteva, siccome c'è un poveraccio e quindi bisogna provare pietà, di stare lì di oh, povera bestia e accarezzare un po' la testa. Questo è un problema grave, quello che diceva oggi Giulia sulle persone LGBT si collega fortissimamente a questo, ma questo è un elefante nella stanza che noi abbiamo in Italia sul tema dei servizi sociali e chi vengono appaltati i servizi sociali, perché poi quando si parla di cooperative di chi si occupa anche di persone in stato di vulnerabilità, fondamentalmente si parla di appalti che il pubblico fa all'esterno, poi non sia il termine giusto dal punto di vista amministrativo, non possiamo discutere, però nella fattualità si parla di questo. Questo secondo me è una cosa che sicuramente non riguarda solo scelta dei diritti, però un tema che io invito un po' tutti dal punto di vista politico a riflettere e a sviluppare. Tornando a bomba su quello che ci riguarda per il prossimo anno, io sono molto sull'idea che noi dobbiamo fare questo lavoro di facilitatori e ritengo ad esempio che quello che abbiamo detto oggi nell'ultimo panel, quello sul transex, si possa da ripartire, come ho detto giustamente io, cioè partendo dall'esperienza che faremo il prossimo anno con l'intersex a sviluppare un processo, dico analogo, ma simile anche per quanto riguarda la questione della transex, cioè portare avanti con delle altre associazioni che ci possono dare una mano sia dal punto di vista dei contenutistico sia dal punto di vista operativo per sviluppare un progetto che come quello di intersex è anche transnazionale, perché da un certo punto di vista stiamo anche lavorando sul transnazionale per quanto le due parti siano gestite da due organizzazioni diverse e che giustamente sarà una cosa che ci porterà via un sacco di lavoro perché bisognerà starci lì. Basta, forse domani mi verranno niente dato in questo video, però ci vediamo. Grazie. Allora, io speravo che potessimo chiudere in anticipo, in realtà sono le 20.45 praticamente, quindi soltanto un quarto d'ora di anticipo sull'orario di chiusura previsato, però io non mi faccio più. Ci sentiamo, ci vediamo domani mattina alle 10 per riprendere i lavori congressuali. Grazie per chi è stato qui. Thank you.